consigliere provinciale, quest'oggi qui all'Istituto Superiore Euclide, una delle eccellenze anche della Calabria, ci sono i ragazzi dell'alberghiero che hanno preparato questo bel buffet. Sì, colgo l'occasione appunto perché lei parte dai ragazzi dell'alberghiero per congratularmi ancora una volta con loro per l'importante risultato conseguito qualche giorno fa in occasione del, diciamo, della manifestazione regionale e anche nazionale Food and Beverage, dove si sono classificati secondi, che è un secondo posto ma che rappresenta un primo posto morale per le scarse strutture che loro hanno a disposizione e che con le quali sono riuscite ad avere appunto questo risultato brillante. Un risultato brillante anche fondato sul tipo di ricette proposte, che appunto partivano dal prodotto nostro per eccellenza che è il bergamotto. Quindi hanno vinto sì con le loro risorse e anche con le nostre risorse territoriali, quindi rilanciando il territorio dal punto di vista culturale delle risorse umane ma anche dalle risorse del territorio. Quindi mi voglio congratulare veramente con loro, anche con la dirigente che appunto ha avviato questo nuovo anno scolastico in modo brillante. Volevo cogliere l'occasione, non è polemica, anche in modo scherzoso, dire che gli amici di Condofuri sono finalmente usciti dal guscio, perché io sono convinto della loro bravura e sono convinto che la loro bravura esistesse già. Purtroppo nei 10, 15, 20 anni in cui hanno operato questi ragazzi non è mai emersa, perché avevano la bandiera di Locri, che è anche rispettabilissima, però è chiaro che un territorio come quello grecanico non veniva mai alla luce, poiché sembrava che tutto ciò che producevano sti ragazzi fosse un prodotto della scuola di Locri. In realtà così non è, la dimostrazione è anche data dal fatto che la scuola di Locri ha pure partecipato classificandosi dopo la scuola di Condofuri, e quindi questo gli fa doppiamente onore. Non è, diciamo, non è una guerra, anzi è stato un concorso positivo per qualificare ancora di più le nostre istituzioni scolastiche. Colgo l'occasione per ringraziare la dirigente anche per l'invito che ci ha fatto questa mattina, sia alle istituzioni sia alla parte massima religiosa rappresentata da Sua Eccellenza Monsignor Morosini, che veramente ha tenuto un incontro dibattito rispondendo ai ragazzi in modo eccellente, con una sorta di lectio magistralis sull'etica, la filosofia del vivere e la morale. E quindi mi ritrovo rispetto a ciò che ha dato lui come risposta ai ragazzi, perché effettivamente sono stati degli insegnamenti anche posti bene, visto che si tratta di ragazzi che vanno dai 14 ai 18 anni, e quindi bisogna parlare con parole semplici e non essere lontani appunto da questo universo mondo. Visto che lei ha parlato proprio di questo incontro, che si chiamava la filosofia del vivere o vivere la filosofia, un punto interrogativo su cui ci interroghiamo noi giovani tutti in questo particolare momento storico. Ecco, questi giovani che speranze possono avere? Beh, dal punto di vista, diciamo, amministrativo, io praticamente voglio infondere una qualche speranza, anche se rispetto alla mentalità che si è creata in questi anni, e cioè che dobbiamo avere tutti garanzie di un reddito senza produrre, senza lavorare, e certamente fare questo tipo di messaggio ottimistico in questo contesto viene difficile. Io non credo che ci sia una recessione in senso assoluto, credo che però che in questi anni si sia arrivati a un livello di utilizzo delle risorse senza produrle che deve cambiare in qualche modo, per cui bisogna rimboccarsi le maniche. Un esempio lo stanno dando il mondo dell'associazionismo in tutti i comuni, che grazie a una cosa da noi fortemente contestata, che è lo scioglimento dei consigli comunali, per fortuna non tutti i mali vengono per nuocere, in questo caso ha creato un indotto in tutti quei comuni che sono stati oggetto di scioglimento, di una sorta di vivaio di associazioni che è venuto a formarsi, a crearsi, e che sta producendo un grande sforzo sul territorio come volontariato, ed è la dimostrazione concreta che appunto se operiamo questo tipo di lavoro si può rimanere sugli stessi standard del passato o anche meglio, e senza avere tutte quelle risorse che altrimenti, se dovessimo impiegarle per pagare gente che negli uffici imboscate, perché legittimi gli uffici amministrativi che producono un risultato, ma la mala politica anche a livello di vertice ha prodotto questo, che molta gente non lavora di fatto ma, diciamo, una caratterizzazione da ufficiale di un qualche ufficio, che tra l'altro non solo non produce ma di solito capita che blocca le procedure amministrative, perché se uno è posto, diciamo, in un
in un presidio e qualcosa ufficialmente deve fare, al limite se non produce può solo bloccare. Quindi in questo io voglio dare un messaggio ottimistico che diciamo può prevedere un cambiamento nel corso dei prossimi 10 anni, ecco, speriamo sia anche prima, ma diciamo la mentalità non può cambiare in un giorno solo e quindi noi come politica dobbiamo sempre più, lo stiamo facendo anche a nostra, non volendo parlare bene di noi stessi, involontariamente siamo costretti, diciamo, da ciò che ci circonda a operare in questo senso. Quindi il senso di responsabilità sta migliorando in ognuno di noi e ecco perché noi 24 ore al giorno, o comunque almeno 12, diciamo, siamo dedicati, nonostante non ci sia nessun reddito particolare, soprattutto per il consigliere provinciale, e quindi diciamo come una sorta di volontariato pure, a essere vicino al territorio, a tutte le cause negative che stanno attanagliando questo territorio. Grazie. Quindi i giovani dovrebbero considerare di investire proprio sul nostro territorio e rilanciarlo partendo proprio da questo. Certo, sono d'accordo, è la sintesi più efficace che ha fatto lei di ciò che abbiamo detto prima, sono convinto e stimolerò, diciamo, per quanto possa farlo sia come amministratore e anche quando dovessi tornare e rientrare nei ruoli del mio lavoro. Sono insegnante di scuola media di primo grado, ovviamente il mio stimolo sarà sempre in questa direzione. Vi ringrazio. Grazie a lei.